30 presenze per complessivi 2.430 minuti giocati, 8 gol e 5 assist. Questa, in numeri, la stagione 2019-20 ad oggi di Robin Gosens. Il difensore tedesco è cresciuto tanto da quando veste i colori nerazzurri, stagione 2017-18, tanto da colpire anche il CT tedesco Lowe. Quest'anno ha stabilito e più volte ritoccato il suo record di gol stagionali. Siamo ad 8. Il primo gol stagionale dell'Atalanta in Serie A Team è firmato proprio da Robin Gosens. È il gol che a Ferrara dà il là alla rimonta sulla spalla, da 2-0 a 2-3. Il 28 settembre a Reggio Emilia Gosens firma il secondo gol al Sassuolo, finirà 4-1 per l'Atalanta. Il 6 ottobre finalmente i nerazzurri ritornano a giocare a Bergamo, i lavori di riqualificazione della curva nord pisani sono finiti, contro il Lecce i nerazzurri vincono 3-1, il primo gol sotto la nuova curva è quello di Robin. È una emozione molto forte, molto emozionante, perché oggi lo sapevamo che il nostro stadio era esaurito con la curva nuova, quindi è un momento speciale, dai. Il 23 novembre match casalingo contro la Juventus che si impone 3-1. Robin realizza il primo gol del match, il momentaneo vantaggio nerazzurro. Secondo me abbiamo fatto noi la partita, loro non hanno fatto tanto per vincere, noi invece abbiamo dato tutto, quindi ripeto che meritavamo tanto tanto di più. Il 6 gennaio al Gavi Stadium c'è anche la firma del difensore tedesco, suo il secondo gol, nel 5-0 al Parma che apre il 2020 dell'Atalanta. Nel turno successivo, l'11 gennaio, l'Atalanta è ospite dell'Inter. A San Siro finisce in parità. È la rete di Robin a fissare il risultato sull'1-1. Sì, secondo me questo è in questo momento il nostro segreto, che noi non molliamo mai. Andiamo sempre fino alla fine e lo sappiamo che siamo sempre in grado di cambiare la partita. Gosens assegnò anche all'Olimpico Grande Torino, anche in questo caso suo il secondo gol nerazzurro nel successo per 7-0 dell'Atalanta. A queste 7 reti in Serie A Team se ne somma un'altra, forse quella per Robin più importante, perché si tratta del suo primo gol in UEFA Champions League. 11 dicembre 2019, Metalist Stadium di Kharkiv, contro lo Shakhtar Donetsk finisce 3-0 per l'Atalanta. Dopo Castagne e Pasalic, anche Gosens entra nel tabellino marcatori e l'Atalanta vola agli ottavi di Champions League.